Buongiorno, buonasera e buonanotte. Oggi andremo a realizzare tantissimi, bellissimi cilindri. Già Doriano, in un suo video nel suo canale, di cui vi lascerò anche il link in descrizione, aveva realizzato dei cilindri per completare un pezzo meccanico. Noi stavolta andremo a realizzare proprio dei cilindri di base, in modo poi da adattarli al vostro disegno, al vostro piacimento, al vostro divertimento, insomma, la fantasia non ha limiti. Fateci un po' quello che volete. E disegneremo due tipi di cilindri. Il primo sarà un cilindro forato con asse cilindrico, con asse coincidente con questo del piano destro. E il foro del cilindro sarà anch'esso, diciamo, un cilindro, aventi quindi entrambi lo stesso asse. Mentre il secondo cilindro sarà un cilindro inclinato pieno. E poi quindi entriamo subito nel dettaglio. Come vedete, stavolta non ci sono anteprime, per il semplice fatto che cioè sono letteralmente tipo 3 o 4 comandi, quindi si fa prima a farsi che a dirsi. So che la notizia vi devasta, e purtroppo è così. E diciamo, per colmare questo vuoto, vi lascio anche un link in descrizione che vi risponderà alla domanda esistenziale se i pinguini hanno le ginocchia oppure no. Con lastre fatte dei pinguini, spiegazioni di esperti del settore, eccetera. Finito di sparare cazzate, estrusione di base in rivoluzione, selezione il piano frontale, metto la nostra nuova new entry, linea di mezzeria che sia coincidente con l'asse del piano destro, e visto che non ho alcune dimensioni da rispettare in particolare, l'ho fatta proprio a caso come avete visto. Poi cosa facciamo? Un rettangolo. Il rettangolo lo facciamo dallo spigolo, lo facciamo più o meno qua. Basta che ad occhio questo lato rientri nella grandezza di questa linea di mezzeria. La figura si colora, il perimetro è ben definito, quindi ho tutti i miei ingredienti per procedere a regolare lo spessore. Quindi freccia blu. Ed ecco, come vedete. Se ci fate caso, questo raggio è il risultato del nostro cilindro e sia il foro che il cilindro ruotano attorno a, non so se si evidenzia bene, però questa linea punteggiata che è la linea di mezzeria che abbiamo disegnato prima. Poi noi abbiamo fatto fare un giro completo a questo rettangolo. Però potevamo anche fare mezzo giro, 180 gradi, quindi, e avere quindi metà cilindro. Insomma, potete divertirvi a fare quello. Oppure semplicemente potevamo fare con lo spessore qui, regolarlo un po' così, molto molto IEA, che viene questa sorta di Pac-Man. E niente. Come avremmo potuto fare il cilindro pieno, bastava semplicemente far allineare questo lato del nostro rettangolo con la linea di mezzeria, così non ci sarebbero stati fuori. Quindi diamo il ok per ammirare la nostra bellezza, la nostra AC, Pac-Man, insomma quel che volete. E passiamo a fare invece il cilindro inclinato. Non prima però della cazzata del giorno, volevo di curiosità. E la curiosità del giorno è che gli elefanti non possono saltare. Estrusione di base in rivoluzione, piano frontale e riprendiamo la nostra nuova new entry, la linea di mezzeria, centrata nell'origine, facciamo così, lunghezza casuale e l'unica cosa andiamo a regolare però l'inclinazione. Arriviamo qua, pigiate ESC per levare in generale dei comandi, tasto sinistro. Mettiamo inclinazione 45 gradi, va. E lunghezza 70. Ah, ok, 45 gradi perché conta questo angolo qua. Va bene, è la stessa cosa. E a questo punto prendiamo un rettangolo, anche in questo caso dallo spigolo. Selezioniamo questo vertice qua. Oppure possiamo fare anche una cosa diversa con le linee direttamente, quattro linee. Quindi la prima linea è così, la
Poi la seconda linea, seguite le linee tratteggiate gialle, 90 gradi, e la facciamo perpendicolare. E così. Anche questa, seguite le linee gialle perpendicolare. Come vedete, compare la linea tratteggiata blu. Quindi ci fermiamo qua. E così abbiamo un rettangolo perfetto. Si chiude perfettamente. Ora potremo verificare mettendo le correzioni di parallelismo sia qui che qua. E anche qua per fare un rettangolo perfetto, ma non è molto rilevante. Quindi diamo l'ok, freccia blu, e come vedete abbiamo il nostro cilindro storto. Anche in questo caso, cliccando sulla valvola qui o anche qui è uguale, possiamo regolare quanto cilindro vogliamo avere, se tutto o no, e per fare un cilindro bucato bastava semplicemente spostare un po' più in là in modo parallelo rispetto alla linea di mezzeria il nostro rettangolo. E con questo chiudiamo qua. Buona!